La realtà è che se tu volessi, tu potresti fare più soldi, potresti vivere meglio e soprattutto dovresti volere più soldi con uno scopo nobile. Per cosa guadagni questi soldi? Per chi guadagni questi soldi? Buongiorno vecchio mio, buongiorno vecchia mia e bentornati, benvenuto se è la prima volta che sei su questo canale all'oracolo di Big Joe. In questo video sarà molto interessante perché ti darò un insight su quelle che sono le 5 lezioni che io ho appreso nei miei primi 5 anni di business. Alcuni dicono che sono tanti, alcuni dicono che sono pochi 5 anni di business, a me non me ne frega un cazzo. Quello che io dico è che in questi 5 anni ho condensato all'interno di 365x5 una quantità di esperienze, informazioni e che fa veramente paura. Perché vedi, ci sono persone che contano gli anni di vita e persone che contano la vita che mettono ogni anno. Ecco, io sono questa seconda tipologia di persone ed è proprio questo il motivo per cui mi relaziono con imprenditori, con manager di 40, 50, 60, 70 anni anche, che mi chiedono pareri, consulenze, tutto quello che è. Perché? Perché notano che c'è esperienza, conoscenza e una densità di materiale in questa cabecita. Quindi queste 5 lezioni dall'oracolo, direttamente delivered a casa tua, potresti essere in TV a guardare questo. Ti chiedo se vuoi di metterti in ginocchio perché stanno per arrivarti 5 dogmi veramente colossali che sicuramente possono aiutarti a cambiare la vita. Se applicherai queste cose come lo fanno un sacco di persone in giro per l'Italia e principalmente, diciamo, anche un po' il mondo, ma principalmente Italia oggi ancora, ti garantisco che la tua vita va a migliorare. Va bene, buttiamoci nel contenuto. Lezione numero 1: uscire dalla mediocrità. Che se, siccome molti di voi che mi seguite siete persone indirizzate al business, significa a mio parere fare 10.000 euro al mese. Però non è solo quello. Però uscire dalla mediocrità in generale, quindi step up, no? Stand out dalla massa, in qualunque sia il settore in cui tu operi, che sia il mondo della moda per esempio, per stand out nel mondo della moda o stand out nel mondo della musica, devi farti un tombino quadrato. Cioè è veramente, io ho visto che la cosa più difficile non è andare a fare 100.000 euro al mese, non è andare a fare 3 milioni all'anno, 5 milioni all'anno. La cosa più difficile è arrivare a fare 10.000 euro al mese. Quindi la lezione che vorrei passarti è questa: anche se ti sembra veramente un delirio quello che stai passando, anche se ti sembra davvero 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 difficile, ricordati questa lezione. È talmente tanto difficile che è come fosse un setaccio, è l'universo che ti sta testando per vedere se tu davvero vuoi uscire dalla mediocrità. È come se ti desse su 100 difficoltà 90 difficoltà nei primi 3, 4, 5, 6, 7 anni e dice: se superi queste e arrivi quindi a fare o i 10.000 euro al mese o insomma riesci a uscire dalla mediocrità, che chiaramente implica il fatto che tu sei cresciuto come persona, hai fatto certi step di maturazione, hai sofferto, hai lavorato un tot di ore. Immaginati che l'universo dica: fammi vedere se hai il curriculum vitae tuo, hai lavorato almeno 27.000 ore, hai sofferto per almeno 365 giorni in questi 6 anni e dimmi se sono state, hai ricevuto almeno queste batoste in testa, queste delusioni. No, no, non le hai, mi dispiace, non possiamo procedere. Nota come il mio focus è sui problemi, sulle difficoltà, mentre il focus della gente è sul cerco di fare in fretta, cerco di arrivare prima e così via. Purtroppo se arriva veloce va via veloce il successo, lo vediamo quotidianamente. Quindi focalizzati sul sapere già in anticipo che l'universo, chiunque tu voglia, ti sta mettendo proprio alla prova. E quindi applica questa lezione nella tua vita, perché dopo che tu superi quelle 90 prove, ti garantisco stand out. E dopo ti chiedi come facevo a pensare anche solo di mollare? Era così ovvio che arrivato fino a qui poi dopo sarebbe tutto stato più semplice, ok? Uscire dalla mediocrità è veramente impegnativo. Io vedi, non ti voglio mentire dicendo che puoi farlo facile, no, è veramente impegnativo. Ma se tu sai questa lezione numero uno, beh, l'affronti, perché dopo che ci esci ti garantisco una vita totalmente diversa. E collegato con questo, prima di passare alla seconda lezione, è questa: si fa tramite il lavoro sodo, sodo, sodo. Cioè nel senso, io tutte le persone in vari ambiti, da agenzie di marketing a chi opera nel mondo del network marketing, affiliate, veramente chi ne abbia metta, non voglio fare tutti i nomi, sono persone che lavorano con me, non lo far dire, vabbè, cioè lavorano. Lavorano proprio tanto e i primi 5 anni, 3 anni, 4 hanno lavorato come i pazzi. Quindi
misura, guardando il tuo calendar, la tua agenda, la tua vita, quanto realmente vai a dormire la sera, che sei proprio soddisfatto perché stai lavorando tanto. Perché è inevitabile che quando tu fai azione massiva, quindi veramente tanta azione, cioè sei stanco da addormentarti in macchina, non quando guidi, sei stanco da doverti mettere giù quando stai studiando, se fai l'università, e quando tu fai quelle cose lì, è lì che emergono i problemi. È lì che tu inizi a dire: ah cazzo, devo imparare il sonno, ah cazzo, devo studiare un pochino che cos'è la dopamina, come funziona il mio cervello, ah ok, quindi posso provare i power nap, i time blocks. Cioè, finché tu fai azione normale, non incontri quelle problematiche che l'universo vuole che tu incontri, perché tu rimani su un certo livello di standard di azione. Quando tu alzi perché vuoi superare con cattiveria quei 5 anni, immaginati, allora lì incontrerai problemi che sono proprio quelli necessari nel menu affinché tu possa ottenere ciò che metti. Quindi mi raccomando, lezione numero 1: esci dalla mediocrità spaccandoti il culo. Lezione numero 2 è questa, collegata alla prima, cioè: se io penso al mio percorso, mi rendo conto che il fatto di non prendere rischi a posteriori, ovviamente, tutti sono bravi col senno di poi, ma ecco perché sono qui per te, il non prendere rischi sarebbe stato il mio peggior rischio. Cioè, col senno di poi io mi guardo indietro e dico: Giorgio, meno male che hai fatto quelle cazzate, meno male che ti sei preso la briga di assolutamente uscire da quella fatidica zona di comfort, ma uscire da quella che è il percepito comune, uscire da quello che avrebbero fatto tutti. Quindi dovresti prendere carta e penna, se vuoi, e scrivere tutte le cose che non stai facendo e che vorresti fare, e chiederti: perché non le sto facendo? Il giudizio altrui, cioè che cosa c'è lì in mezzo? Perché ti garantisco che, con l'ottica di che ti dicevo prima, quindi 5 anni sono un condensato di problemi, ma con la consapevolezza che dopo il mondo si apre, tu dici: cazzo, ma è così facile guadagnare, tipo, è così facile conoscere persone di livello, è così facile moltiplicare i soldi, no? E allora, con il senno di poi, guardi e dici: cazzo, tutto quello che devo fare è semplicemente sbagliare, perché devo fare esperienze, perché devo mettermi in situazioni assolutamente nuove per me, affinché io possa imparare a gestire quelle nuove dinamiche. Tutti vogliono andare in paradiso, nessuno vuole morire, no? Cioè, vecchio mio, cioè, l'invito che ti faccio è: basta essere così attaccato a sta paura di fallire. Non puoi fallire, basta, ma è la vita. Fai fallire nella vita, sì, fallisci nella vita se continuamente vivi con la paura di fallire, appunto. Se tu invece sai che si chiama vita, ed è fatta anche di fallimenti, però da ogni fallimento tu ci esci migliore, no? Con una lezione nuova, con della cultura nuova, con delle relazioni nuove, con dei traumi che trasformi in benzina, come fai a perdere? Quindi rischia di più. Prendi e vai 2 mesi in Canada, prendi e vai 6 mesi in Australia, prendi e entra in quella relazione anche se hai paura. Perché? Perché vuoi imparare come gestire quella paura. Non puoi sweep under the bed, no? Non puoi, come si dice, scopare sotto il letto la polvere e dire: no, no, ma non c'ho questa paura. Affronta queste cose, rischia di più, ok? Fai cazzate, ok? Perché davvero, inizia un business, apri qualcosa, vuoi fare, fallo. Ovvio, mettici un po' di testa, e come dice Ray Dalio, sbaglia senza sbagliare troppo in grande. Quindi io ti dico: prendi rischi calcolati. Se tu riesci a prendere rischi continuamente calcolati, la mia vita oggi è fatta di un rischio calcolato, è fantastico, perché continui a fare qualcosa che gli altri non fanno, sbagliare, imparare, perfetto, aggiustiamo, bah, sbagliamo di nuovo, bam, e vai avanti così, va bene? Questa è la seconda cosa: il peggior rischio oggi è non rischiare. Terza lezione che ho preso in questi 5 anni, ormai sono più di 5, ma parlo dei miei primi 5 anni di business, è stata questa: ci sono un mondo di persone interessanti da conoscere fuori, non rimanere attaccato ai 4 gatti che conosci oggi. Ora, lo so che tu vuoi bene i tuoi 4 gatti, anch'io, io avevo solo 2 gatti però, che si chiamavano uno Mosè e una Pelù, erano di mia madre, no, a parte gli scherzi. Non rimanere attaccato alle persone che conosci oggi per paura di perderle, perché poi le persone sono tendenzialmente abbastanza, cioè, le persone che tu conosci oggi sono persone che hanno tutte le loro sfide personali e le loro incompetenze personali, come lei, tu, come lei, ok? Quindi immaginati questo: tu vuoi fare un cambiamento, vuoi crescere, vuoi andare al next level, qualunque sia la cosa, e per fare questo inevitabilmente tu cambi, quindi cambi le tue abitudini, cambi magari un attimo i tuoi orari, cambi i tuoi, insomma, no? E tu ti aspetti che loro supportino al 100% questo.
come fanno? Anche loro hanno le loro sfide personali, anche loro hanno le loro incapacità comunicative, i loro problemi, i loro traumi, la loro paura di essere abbandonati, rifiutati, dimenticati. Cioè, capisci com'è? Tu hai problemi, loro hanno problemi. Cazzo, e se tu ti aspetti che loro ti supportino, è un fottuto casino. Quindi, la lezione numero 3, sul fatto di dire c'è un mondo di gente di valore da conoscere, è proprio il fatto di dire non staccati violentemente dalle persone con cui sei oggi, no, assolutamente, ma ricordati che tu sei una porta aperta, una casa con le porte aperte, cioè sei connesso con tutti ma attaccato a nessuno, cioè se qualcuno vuole entrare nella tua vita è il benvenuto, ma se qualcuno vuole uscire non sei tu che li mandi via, sono loro che escono dalla porta di casa tua, tu gli vuoi bene lo stesso, mi segui? Non dire tu devi rimanere, tu devi andare, oppure no, non ti voglio far andare. Connesso con tutto, attaccato a niente. Perché anche lì, a posteriori, come lezione che voi passati, è che conoscerai tante di quelle persone, in questo percorso che farai chiamato vita, di valore, se hai il focus per cercarle, e la voglia, che dirai, cazzo, queste persone sono veramente fantastiche. Pensa se fossi rimasto per non fare male a qualcuno, che in realtà loro ti facevano sentire in colpa, ma non eri tu che facevi male, erano loro che ti facevano sentire che tu gli facevi male. Non l'avrei mai conosciuta. Mi segui? Quindi, grande, grande, grande lezione, ti prego, ascoltala questa, e mi raccomando, esponiti a nuovi pubblici, vai in nuovi ambienti, non rimanere attaccato alle vecchie routine per non fare male a qualcuno, è come se in una relazione tu ci stai per pena, capisci? No, ma non la lascio, non lo lascio perché poi ci sta male. Ma che cazzo vuol dire? Sii un po' più egoista ogni tanto nella vita, perché ti garantisco che quando uscirai dal tuo nucleo da cui sei nato e cresciuto, ed è parte di quei 5 anni tosti, ok? Perché le più grandi traumi che io, le più grandi difficoltà che io ho avuto, se li dovessi dire, sono state queste, cioè i miei amici stretti. Senso da dire, no? Buffo. Oggi se penso dico, mamma mia, no, ma meno male. Dice, ma meno male che non ti sei fatto fermare. Ma io ci penso, dico, ma porco cane. Tu immaginati se io, per paura di non fermare qualcuno, o per senso di colpa, o perché credevo che fossero i migliori al mondo esistenti, fossi rimasto in quell'ambiente lì. Madonna, io oggi conosco tante di quelle persone fantastiche, speciali, in cui mi scasso, mi diverto, giro il mondo. E da me dico, Joe, è pazzesco quanto tu hai capito guardandoti indietro che le persone con cui parti non sono le persone con cui arrivi. Non è detto che tutte non lo siano, ci mancherebbe, ma la maggior parte. Infatti, se tu chiedi per esempio ai tuoi genitori, se sei figlio, no? O se tu sei già una persona di 40-50 anni, quanta gente ancora frequenti 10-20 anni fa, o 30-40-50, rimarrai scioccato nel notare quante non siano più lì. Quindi in realtà il processo di cambiamento delle persone intorno a te è automatico, cioè succede sempre, solo che la maggior parte della gente lo fa accadere inconsciamente, cioè vengo trasferito per lavoro, mi sposo, succede quello, capisci? Se tu lo fai consciamente, cioè dicendo questa è la mia direzione nella vita, prendo rischi, voglio uscire dalla mediocrità con questo modello di business o con questa idea, ok? Se voi volete venire con me, io vi amo, vi voglio bene, se non volete venire, vi amo lo stesso, però la mia vita so che è piena di abbondanza di soldi, persone, opportunità, sorrisi, viaggi e così via. Non posso rimanere legato in un posto con tutte queste ambizioni che ho, ok? Spero che davvero il messaggio ti sia arrivato, perché la gente che tu frequenterai, ti garantisco, farà una enorme differenza nel tuo percorso, ok? E inevitabilmente ogni nuovo step che tu vuoi fare nella vita richiede di perdere qualcuno e trovare qualcun altro. La quarta lezione che ho imparato che voglio trasmetterti affinché tu possa davvero ottenere il successo che meriti, la vita che vuoi, insomma fare il cazzo come nella vita, è questa. Nonostante in certi momenti tutto sembri tragico, ti garantisco che a posteriori, ok, ti sembrerà una cazzata. Quindi se io penso al mio percorso di anni e anni di business, dico, oddio, quante volte mi sembrava la fine del mondo, tipo quante volte credevo che non ce l'avrei più fatta, no? Quante volte credevo che quel problema fosse, mamma mia, no, oddio, è successo sta cosa, e mo come la risolvo, oddio, è finito, non ce la posso, vedi? E poi magari un anno dopo dicevo, cioè no, cioè mi turbavo per quella roba lì. Non solo, in più dicevi, ah, quanto mi è servita quella roba lì? E dici, quanto era necessaria, no? Questo accadimento affinché io potessi essere chi sono oggi.
Quindi la grande, grande lezione saggia che voglio passarti è proprio questa, cioè il fatto di dire: stai tranquillo, quando succedono cose che ti sembrano tragiche, prova a porti come la persona da 5 anni che ti guarda indietro. Io mi ricordo marzo 2018, si parla di un po' di anni fa, che ero malato, malatissimo, tipo avevo tossivo così, no? Però dovevo lavorare, no? Perché io ho sempre lavorato in qualunque condizione abbastanza, no? Perché mi fa stare bene. Quando io mi muovo, la malattia la odio perché è una cosa che abbastanza non posso gestire, quindi mi dà fastidio. Comunque, marzo 2018 mi ricordavo questa tosse, catarro e tutto. E prendevo, comunque andavo a lavorare, mi ricordo, e guidavo verso Avigliana, quella vecchia punta, non penso. E mi ricordo che mentre andavo e stavo malissimo, tra me e me pensavo: grande Joe, quando sarai un milionario ti ricorderai di questi momenti. Questo è il mindset che vorrei che tu apprendessi grazie alla lezione numero 4. Nulla è fatale, nulla è tragico come pensi. Quindi impara a un attimo mettere le palle per terra e a gestire la situazione quando arriva, ricordandoti la lezione numero 4. Tutto ciò che oggi sembra tragico, domani sembrerà un giochino, e anzi, ti dico di più, ti sembrerà assolutamente necessario. Quindi passa con più cattiveria, con più agonismo, con più slancio, con più sorriso attraverso le tragedie e le difficoltà che ti capitano. Ok? Alcune sono forti, alcune di meno, dipende da chi sei tu, perché la verità è che non è che i problemi diventano più piccoli, ma sei tu che diventi più grande. Ecco perché, guardandoti indietro, dici: cazzo, ma era un giochino. Sì, però all'epoca in realtà era molto difficile. Quindi non ti dico di sottovalutare i problemi, attenzione, o sottovalutare le dinamiche negative, attenzione, ma ti dico semplicemente di continuare a guardarle, consapevole del fatto che tu diventerai una bestia, e quindi questa cosa devi passarci attraverso col sorriso. E ogni tanto insegno alle persone con cui lavoro magari questo, di quando arriva un problema riderci per 5 minuti sopra, davvero, tipo: Gio, non hai capito, ogni tanto viene qualcuno da me e mi dice: Gio, hai 5 minuti, no? Ma io sai cosa faccio, preoccupata proprio, ma perché sai, ho questo problema gravissimo, e mi spiegano il problema, ovviamente per me non è gravissimo, però li ascolto con attenzione. Quando hanno finito gli dico: sei contento? E loro: come sei contento? Certo, sta roba qua ti farà fare milioni. E loro sbiancano, perché non capiscono, non ci arrivano. E invece io, con un'ottica di: sono già passato tramite queste cose, oppure ho già conosciuto e aiutato persone che sono passate tramite queste cose, dico che questa cosa qui è una manna dal cielo, perché ti farà diventare quella persona là. Ok? Quindi io i problemi li vedo sempre come stepping stones, no? Quindi pietre su cui tu costruisci una scala per i tuoi risultati. Ok? Quindi mi raccomando, quando arriva una tragedia, un problema, devi dire: that's all you got, that's all you got. Cioè, tutto quello che hai, tutto quello che hai, ok? Perché sorridi, lavori con attenzione, ma ricordandoti la lezione numero 4. E l'ultima lezione, che è la numero 5, la 5, che voglio passarti, è... sono lezioni che magari in questo video tu percepisci un po', può essere magari sotto certi aspetti leggere, diciamo così. Dici: ah, Gio, ma pensavo 5 lezioni, mamma mia. Guarda che queste 5 lezioni, oggi tu magari non hai gli occhi per vederle, le orecchie per sentirle e il cuore per farle penetrare dentro di te, ma guarda che queste 5 lezioni a me hanno stravolto. Cioè, se tu oggi mi chiedessi in one to one: Giorgio, ma quale cosa mi puoi dire a uno che inizia oggi? Questo ti direi. Ora fai entrare questa roba dentro di te, appiccicatela da qualche parte in modo che la riguardi, mettila a sfondo del telefono, perché ti garantisco che tutti i giorni tu passerai tramite queste 5 lezioni. E la quinta lezione appunto è questa: se oggi ti senti bravo, ricordati che domani ti sentirai un coglione guardandoti indietro. Cosa vuol dire? Che io, se guardi i miei vecchi video YouTube, e puoi andare anche tu a farlo, o se guardi i miei vecchi IGTV, e puoi andare anche tu a farlo, anzi fallo perché fanno cagare, ti fanno ridere, tu noterai come io non ero bravo, eppure io all'epoca, quando li facevo e li buttavo fuori, dicevo: mamma, questo spacca tutto. Se io oggi mi riguardo come ero anni fa, che mi sentivo un figo, dico: cazzo, che sfigato che ero, ma all'epoca mi sentivo un figo. Quindi questo cosa insegna? Questa lezione numero 5 cosa insegna? È interessante, perché insegna in primis a essere umili, perché ti fa capire che se ti senti bravo c'è qualcuno che è molto più bravo di te. Seconda grande lezione che ti insegna
è il fatto di comunque buttarsi e fare le cose, perché sempre passando il tempo sarai in qualche modo più bravo. Quindi se tu aspetti il momento perfetto di iniziare a fare le cose, non succederà mai, perché sarai inevitabilmente sempre più perfetto di prima. Quindi semplicemente scegli il momento giusto e inizi a buttare fuori contenuti, video, tutto quello che vuoi fare tu, ok? E la terza grande lezione che quindi questo ci insegna è il fatto che bisogna un po' ridere di nuovo su quelle che sono le situazioni attuali, nel senso, consapevole del fatto che tu diventerai sempre migliore, no? Consapevole del fatto che c'è sempre di meglio, inevitabilmente un domani ti guarderai indietro e ti renderai conto di quanto eri piccolo, di quanto... Cioè, io ogni tanto mi fermo e dico, cazzo, ma come facevo a spingere così tanto all'epoca in vento, oppure a lavorare così tanto, oppure a dormire così poco, senza tutte queste informazioni che oggi? Mamma mia, sono proprio stato bravo, mi dicono, tipo, dico, cazzo, ero straignorante. Oppure mi guardo le mie vecchie foto e dico, quanto ero brutto, capisci? Quindi, semplicemente, fai le cose, sii umile, perché vedrai che riderai di te, e quindi non farti il figo in giro, però, beh, dacci dentro, perché inevitabilmente crescerai, ti guarderai indietro, vedrai che cretino, che cretina che ero, però comunque sei buttato e hai fatto le cose, ok? Queste sono le 5 lezioni che ho per te. Mi raccomando, questa mattina presto in cui sto registrando questo video, sono molto stanco, però sono molto gasato, perché queste 5 lezioni ti svoltano. Se, esempio, le ascolti, hai preso appunti e le riguardi in funzione della tua vita e giudichi la tua vita, dici come posso applicarle queste 5 lezioni? Poi guardi il tuo presente e le applichi, ok? Vecchio mio, questo è l'oracolo di Big Joe, voglio che tu svolti, migliori, cresci e cambi, e soprattutto giri questo video a qualcun altro, perché sicuramente qualcuno che tu conosci ha bisogno di queste cose qui. Ti mando un abbraccio grosso e ci vediamo al prossimo video.